Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube Una Margherita tra le pagine. Io sono Margherita e oggi vi voglio parlare di un libro che mi ha tenuto compagnia per delle ore molto piacevoli. Fatemi sapere se c'è qualche libro che vi ha lasciato delle sensazioni così dolci come quelle che vi racconterò io. Per favore, datemi nei commenti consigli di lettura su libri che vi hanno smosso l'animo, come può aver fatto questo a me? Adesso vi racconterò tutto. Il libro in questione è di Jonathan Safran Foer e si titola Molto forte, incredibilmente vicino. Non è un libro nuovo, ma io l'ho scoperto da poco, quindi ve ne parlo e l'ho finito di leggere proprio giorni fa e quindi ve ne parlo adesso. È stato scritto, penso, nel 2005, penso che sia arrivato in Italia nel 2005. E narra dell'attentato delle Torri Gemelle a New York, quindi 11 settembre del 2001. Vi ripeto, è un libro che può essere triste, può essere malinconico, perché narra ovviamente di momenti di grande dolore che ha investito le persone protagoniste di questo libro. Ma i sentimenti che mi ha lasciato dentro sono di dolcezza, non so, di tanta, tanta tenerezza. Ecco, perché il protagonista è un bambino che si chiama Oscar ed ha perso il papà. Lui è orfano di papà perché ha perso il papà in questo attentato. E quindi è molto triste e non si riesce a dar pace per quello, ovviamente. Frequenta uno psicologo e ha anche degli atti di compie degli atti di autolesionismo, si procura dei lividi. Ma io non voglio svelarvi troppo, queste cose che vi dico sono marginali, non vi rovinerò in alcun modo la lettura se non l'avete ancora fatto. E che cosa vi posso dire della storia senza anticiparvi troppo? Intanto è un libro straordinario, proprio nel senso etimologico del termine, per il tipo di stampa e impaginazione. Intanto è ricchissimo di fotografie, le serrature e le chiavi c'entrano molto con la storia, un pochino vi dirò. Poi ci sono delle pagine che contengono una sola frase, altre pagine, ad esempio, il bambino va a trovare. Passa per caso in un ferramenta e trova, e poi le mette qui, perché è un bambino appassionato di fotografia, quindi fotografa le esperienze che vive, no? E si fa un libro di cose che ho vissuto. E ad esempio, adesso non le trovo più queste pagine, ma avevo messo il segno. Eccole qua. Le pagine di prova dei colori da un ferramenta, dicendo quando uno prova un colore o scrive il suo nome o scrive il nome del colore, e ci sono tre pagine con tutte le prove di colore da questa ferramenta. Poi ci sono pagine con crittografie, tantissime fotografie, come vi ho detto, perché il bambino era appassionato di fotografia. Poi ecco, vedete le crittografie, due pagine così indecifrabili. E altre pagine con scritture sovrapposte. Adesso vabbè, non le trovo, non voglio farvi perdere troppo tempo con quello, però è appunto fuori dall'ordinario per il tipo di stampa e paginazione. Ma quello che mi è piaciuto tanto a me è la narrazione da parte del bambino protagonista che si chiama Oscar. E a me piacciono i libri dove l'autore, ve ne avevo già parlato in La vita davanti a sé, dove l'autore riesce a immedesimarsi nella voce, nel modo di parlare di un bambino. E qui di nuovo è un esperimento del tipo molto riuscito. Allora, questo bambino trova una chiave tra le cose di suo papà, trova una chiave. In una busta con scritto Black e quindi si mette in cerca di che cosa può aprire questa chiave. È un segreto, come se fosse un segreto tra lui e suo papà, e lui si mette in cerca tra tutte le famiglie di New York che hanno questo cognome a chi poteva appartenere quella chiave. E
qui narra di tante avventure. Quindi c'è tutta la storia della ricerca, come se fosse un filo che lega ancora la vita del bambino a quella del suo papà, e lui cerca per tutta New York, tutti i quartieri di New York, questa famiglia di nome Black, alla quale la chiave appartiene o è appartenuta. E piano piano scopriremo tante cose che adesso non vi voglio dire. Tutto, o quasi tutto, troverà una risposta nel corso della narrazione. Parallelamente a questa storia c'è la storia dei nonni di Oscar, che sono originari di Dresda, e quindi immaginate, durante la guerra, il grande bombardamento di Dresda. E tanto dolore anche lì, tante storie tristi raccontate, e il nonno non compare quasi mai nella vita di questo bambino, il padre non l'ha mai conosciuto, e invece la nonna è presentissima ed è una delle persone a cui Oscar vuole più bene. Insieme alla mamma c'è questa nonna molto presente, che anche lei ha un legame tenerissimo con questo bambino. Questo bambino è un personaggio perché è intelligentissimo, è molto diverso dai suoi coetanei, infatti non stringe molte amicizie con bambini della sua età. Però si presenta come un inventore, come un collezionista di tantissime cose, e scrive lettere a personaggi noti facendo domande disparate, tipo posso essere il suo assistente o cose del genere. E quindi si inseriscono anche questi elementi vagamente comici e divertenti nella storia, nella grande cornice della storia che racconta il romanzo. Allora, c'è una cosa che volevo leggervi, questa riguarda la tristezza del bambino, e che alla sera lui non riesce mai a dormire, o spesso se si addormenta piangendo. E sentite questo: quella sera a letto ho inventato uno scarico speciale, lui si presenta anche come inventore, da mettere sotto i cuscini di New York, collegato al laghetto del Central Park. Ogni volta che qualcuno si addormentava piangendo, tutte le lacrime sarebbero finite nello stesso posto. E poi, al mattino, il bollettino meteo avrebbe detto se il livello delle acque del laghetto delle lacrime era salito o sceso, così la gente poteva sapere se le scarpe di New York erano pesanti. E quando succedeva qualcosa di veramente terribile, tipo una bomba atomica o almeno un attacco con armi biologiche, avrebbero suonato una sirena fortissima per dire a tutti di andare nel Central Park e mettere dei sacchi di sabbia intorno al laghetto. Sentite che poesia, che cosa tenera, no? L'altra frase che mi ha colpito, adesso ve la leggo. Ed è questa, riguarda i sentimenti di ognuno, e questo è molto vero, non ci si può difendere dalla tristezza senza difendersi dalla felicità. Se uno mette un argine a provare certi sentimenti, questo è proprio vero. Oltre alla tristezza, ai sentimenti di tristezza, poi rischia di limitarsi, di costruirsi una corazza per la quale non passa neanche la felicità, attraverso la quale non si riesce, non passa nessun altro sentimento. E quindi insegna di essere abbastanza aperti alla vita. Sì, per forza arriveranno dei dolori, per forza, perché è la vita. Però se io sono abbastanza aperto, lascio entrare anche la gioia e la felicità. Questo mi è piaciuto moltissimo. Poi c'è una storia che raccontava il papà alla sera al bambino, un fantomatico sesto distretto. Sapete, New York è divisa in cinque distretti amministrativi. Ma una volta, secondo la storia che raccontava il papà, ne esistevano sei su un'altra isoletta al sud di Manhattan. Però
Però quest'isoletta inesorabilmente ha cominciato a allontanarsi. Hanno provato ad ancorarla con delle catene, hanno provato a fermarla in qualsiasi modo. Prima se ci poteva spostare da Manhattan all'altra isola, al sesto distretto, con un salto. Poi ci è voluto un campione di salto in lungo e poi non è stato più possibile neanche raggiungere l'isoletta con un salto, quindi perché quest'isola si allontanava sempre di più. E prima si comunicava con i bicchierini legati dalla corda, uno all'altro bastava, se ci faceva segno dalle finestre, ma piano piano il sesto distretto è stato molto lontano. E questo l'ho trovato una bella metafora della lontananza, dell'allontanamento, questo suo, anche se era una storia che papà raccontava senza sapere che lui avrebbe dovuto così allontanarsi bruscamente e inesorabilmente dal suo bambino, ma è una bella metafora dell'allontanamento involontario tra le persone. E poi racconta che Central Park una volta era nel sesto distretto, poi una cosa così bella non si poteva lasciarla allontanare, e allora l'hanno trasportata nottetempo e l'hanno messa al centro di Manhattan. Anche questo è tanto carino, con tutti i bambini che ci giocavano addormentati sopra. Bellissimo, bellissimo, delle belle, belle storie. E qui avevo ancora segnato questo di leggervi. Questa cosa qui, i bambini di New York proprio si sdraiarono sulla schiena corpo a corpo, occupando ogni centimetro quadrato del parco, come se fosse stato progettato per loro e per quel momento. I fuochi d'artificio frizzavano e svanivano nell'aria appena prima di toccare terra, e i bambini, un centimetro e un secondo per volta, furono fatti scivolare a Manhattan e nell'età adulta. Quando il parco trovò la sua sede attuale, i bambini si erano addormentati tutti. Ma proprio tutti, e il parco era un mosaico dei loro sogni. Alcuni gridavano, alcuni sorridevano senza saperlo, altri erano fermi e silenziosi. Sentite che bello, eh? E mi è piaciuto tantissimo. Quindi è un libro ultra super consigliato. Leggetelo se non l'avete ancora fatto. E come vi ripeto, scrivetemi nei commenti libri che vi hanno lasciato le stesse sensazioni, o anche un vuoto quando l'avete finito, perché a me piace leggere, mi piace finire i libri, mi piace, però questo proprio era da centellinare alla fine, perché non volevo abbandonarlo. E alla fine ci sono quelle paurose, ci sono le paurose foto che abbiamo visto tutti della gente che volava giù dalle finestre. Adesso non so se riesco a farvelo vedere, ma il bambino le raccoglie in internet, tutte queste foto, ma poi le mette al contrario. No, io devo sfogliarvelo dall'altra parte. Le mette al contrario in modo che l'omino, fateci caso, non sta scendendo, ma sta risalendo su, come se lui potesse, attraverso queste foto montate al contrario e viste velocemente, far ritornare indietro il tempo, no? Il fumo che si alza dalla torre, che torna indietro, viene risucchiato dalla torre, l'aereo che viene espulso, le finestre che ritornano normali, e poi che non è successo niente e che suo papà può tornare a casa da lui. Leggetelo, leggetelo, perché è veramente bello. Spero di avervi dato un buon consiglio di lettura e aspetto i vostri. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao!